lui è un famosissimo dottore, mentre lei era la sua infermiera, no, che hanno lavorato appunto sul piacere femminile. Esistono delle fasi dell'orgasmo. Parliamo dell'orgasmo e delle sue fasi. Salve a tutti. Si sente là in fondo perché martedì scorso non mi si sentiva bene. Ok, grazie. Allora, la prima domanda: che cos'è l'orgasmo? Allora, l'orgasmo è un picco di sensazione di intenso piacere transitorio e variabile in grado di creare un alterato stato di coscienza. Alterato stato di esatto. Mi ricorderò sempre il mio primo giorno di scuola di sessuologia. Il docente è entrato in aula e ha detto: per stare bene bisogna avere un orgasmo al giorno, quindi dovevate vedere le nostre facce. Siamo lontani anni luce da questa cosa. E se voi avevate mangiato mele tutti i giorni, non ho capito niente. Però vi voglio far vedere questa, che è la piramide di Maslow, forse qualcuno di voi la conosce, ed è la piramide dei bisogni umani. Questo signore dice che quando si sono risolti i bisogni fisiologici che sono alla base della piramide, si può passare allo scalino successivo. Nella prima, nella base, c'è il respiro, per cui se non si respira si muore, c'è il sonno, se non si dorme si muore, l'alimentazione, se non mangiamo prima o poi moriamo, l'omeostasi, che è l'equilibrio degli organi interni, cioè l'equilibrio interno del corpo, e alla base mettono anche il sesso, per cui è un bisogno primario della persona, non è un optional, non è una cosa facoltativa. È ovvio che se non faccio sesso non muoio, non vi voglio dire questo, ma vado a alterare tutto il resto della mia persona, cioè l'uomo è più nervoso, ci sono tante cose che succedono a livello fisico. La donna si sente meno amata, meno bella, meno donna, meno tutto. Le ovaie non funzionano, la respirazione. Ci sono una serie di meccanismi che non vengono messi in funzione. È come dire, io ho due braccia, a un certo punto ne uso solo uno. È lo stesso meccanismo. Non esistono nel nostro corpo zone di serie B e zone di serie A. Per cui la vagina è una zona di serie A, è una parte di serie A, come l'occhio, come il braccio, come la bocca. Quindi è come se noi non usassimo una parte del corpo. Lo so, ma è così. Nel tempo c'è proprio una sensazione di restringimento, ci manca qualcosa, che poi facciamo finta che vada tutto bene lo stesso, ma in realtà proprio, vi parlo a livello fisico, ci sono proprio delle alterazioni. Invece, chi ha l'orgasmo, torniamo all'argomento della serata, chi ha l'orgasmo ha veramente un alterato stato di coscienza, cioè nel momento dell'orgasmo, l'orgasmo ha quattro fasi, ha l'eccitazione, che può partire anche da lontano, può partire, non so, dalla mattina, con messaggini, con interazioni col proprio partner. E questa fase qui è fondamentale per preparare la donna. Poi c'è la fase di plateau, dove invece c'è proprio il contatto fisico con la persona, con l'uomo, diciamo così, il partner, perché non è detto che sia un uomo. E poi c'è l'orgasmo, dove viene rilasciato, la tensione viene allentata, e c'è la fase di risoluzione, che sarebbe la fase di riposo. La donna può avere orgasmi multipli, nel senso che può evitare la fase di riposo e passare dalla eccitazione, la fase di plateau, l'orgasmo, ripassare la fase di plateau, orgasmo, finché vuole. L'ottimismo è scatoletta! È vero! C'è chi può e chi non può! Per cui... Se la metti su YouTube questa no,
così è, proprio, siamo proprio fisiologicamente predisposti a questo, mentre l'uomo ha bisogno di un tempo di recupero, che è più o meno lungo, dipende dall'età. Un uomo di 20 anni ha un recupero molto più veloce di un uomo di 40, di un uomo di 60, di un uomo, il mio amico di 85 anni. Il nostro amico è rimasto martedì scorso, raccontavo di questo mio amico che ha 85 anni. Quando era giovane frequentava un suo amico ginecologo, il quale gli ha detto: non andare là sotto che trovi di tutto, non c'è proprio, non c'è andare, no? Parlavamo di sesso orale martedì scorso, e lui per tutta la vita, fino a 84 anni e 6 mesi, non è andato là sotto, no? come si dice. Poi nella vita mai dire mai, e gli è capitato una signora che gliel'ha fatta assaggiare. Allora è venuto da me, stavamo parlando, e ho detto: oh, fortuna che il ginecologo è morto, perché se fosse ancora vivo lo ammazzerei io. Perché ha detto che si è perso tutta la vita una, insomma, delle sensazioni molto belle, la cosa gli è piaciuta molto, e va in giro per la Romagna a cercare donne che possono supplire questa cosa. Allora mi ha chiesto il numero di telefono, ma non so se lo darò ancora per un po'. Per cui ho risposto alla domanda? Assolutamente. Ok. Allora, una cosa interessante secondo me è le varie fasi dell'orgasmo, e soprattutto come i tempi della donna non corrispondono ai tempi dell'uomo, no? Quante volte noi donne ci siamo trovate nella situazione per cui vogliamo le coccole dopo un rapporto, siamo attaccate a lui, vorremmo maggiore considerazione, e magari ci offendiamo anche perché questi poveretti, magari è proprio per una questione fisiologica, non tutti quanti sono in grado di essere così reattivi, no? Magari qualcuno si vuole fare la sigaretta, oppure qualcun altro si gira e magari vuole dormire. Ecco, questo secondo me è molto interessante per capire anche come le dinamiche tra uomo e donna siano in realtà dinamiche a volte molto più complesse di quello che non sembra, e che magari qualche volta la mancanza di attenzioni da parte dell'uomo non è una mancanza di attenzioni perché non ci ama, ma magari una mancanza di attenzioni proprio perché ha una fase reattiva diversa rispetto alla nostra. Allora, mentre mi facevo le mie varie ricerche, voi sapete, io insegno lettere, sono anche una storica, quindi a me la storia piace, soprattutto mi piace moltissimo la storia delle donne. Ecco, la storia chiaramente è sempre stata fatta dagli uomini. Come vi dicevo la volta scorsa, nei manuali scolastici si parla di letteratura al maschile, sembra che le donne non abbiano mai scritto niente, e si parla soprattutto di re, di imperatori, di generali, ma di donne non se ne parla mai. L'unica poveretta è Elisabetta d'Inghilterra, Elisabetta prima d'Inghilterra, che però viene presentata come se fosse un uomo, e vabbè. Ecco, chiaramente anche per quanto riguarda la sessualità femminile sia in letteratura sia nella storia è sempre stata rappresentata in modo per così, rimanendo molto in ombra. La donna nel Medioevo è la strega, è la sirena, è la donna ammaliatrice, no? Le donne addirittura non potevano neanche toccarsi mentre si lavavano, perché era assolutamente vietato dalla religione e da quello che era il conformismo dell'epoca. Nell'Ottocento addirittura l'orgasmo autoprodotto viene considerato come una malattia di nervi, e se qualche figlia o qualche donna veniva scoperta a procurarsi piacere, poteva essere internata assolutamente in manicomio. L'unico orgasmo ammesso era quello col marito, ed era solo attraverso la penetrazione. Anzi, addirittura veniva consigliato come una specie di cura per le donne. Le donne che avevano qualche problema di isteria, bene, ti fai penetrare dal marito e siamo tutti quanti a posto. È una specie di pillola, una specie di occhi, insomma, contro il mal di testa. Ecco, però noi abbiamo scoperto invece che ci sono stati dei momenti della storia in cui effettivamente le donne potevano vivere la loro sessualità con molta più libertà di quanto non l'abbiano vissuta dal Medioevo in avanti. Ce ne vuoi parlare?
Allora, partiamo dal... Io mi alzo, scusate, così vedo tutto. Dal matriarcato, le donne erano le donne che sceglievano l'uomo quando avevano voglia di fare l'amore e sceglievano l'uomo quando avevano voglia di procreare. Per cui, se voglio divertirmi o insomma provare piacere, scelgo un tipo di uomo. Se voglio fare un figlio, scelgo un altro tipo di uomo. Per cui partiamo da una condizione completamente... si è cambiato molto, lo so. E, poi, durante le... la cosa importante che io vi voglio dire, a livello cromosomico, perché questa cosa qui è importante da sapere, il feto fino al secondo mese di gestazione siamo tutti femmine. Questo che è una cosa che... perché... perché ci sono molte più donne che uomini al mondo? Perché la donna porta avanti la specie. Per cui, fino ai primi due mesi di gestazione sono tutti XX. Poi interviene una XY, se vince, diciamo così, la Y esce l'uomo, si forma l'uomo, escono i testicoli. Se invece arriva la terza X, rimangono le ovaie. Prima dei due mesi si chiamano gonadi per sia maschio che femmina. Per cui dobbiamo partire da questo presupposto qui. Antichi greci, antichi romani, era considerato anomalo se la donna non faceva l'amore. Cioè, l'uomo si preoccupava se la donna non faceva l'amore. Allora ti porto dal medico perché non hai voglia di fare l'amore. Cioè, era completamente l'opposto. Esistevano già, si chiamavano olisboi, dei peni fatti di legno coperti di cuoio, per cui la masturbazione era assolutamente normale, era proprio, come vi dicevo prima, l'orgasmo al giorno, come mangiamo, come dormiamo, era considerata una cosa normale. Nel 441 d.C. Sant'Agostino, insieme ad altre persone, ha ridotto il rapporto sessuale solo all'interno del matrimonio e solo per la procreazione. Per cui da questo, diciamo così, da queste ultime notizie, noi siamo figli di questo. Anche se in Italia molte persone non sono credenti, solo per il fatto che esiste il Vaticano, proprio a livello energetico, c'è arrivano delle informazioni che respiriamo, perché siamo tutti in un unico, mi veniva in mente il brodo, no? Brodo primordiale. Per cui i miei docenti mi dicevano, anche se una persona è atea, ha avuto in casa una nonna che sgranava il rosario, la sessualità viene trasmessa dalle mamme, ogni uomo è nato da una donna, cioè è la mamma, è la donna che trasmette la femminilità e la sessualità, per cui scendiamo da questo. Ma non è sempre stato così. Questo che è importante, cioè a livello fisico è normale fare l'amore, è anormale non farlo, cioè dobbiamo ribaltare le idee che abbiamo in testa, le informazioni che abbiamo ricevuto. Allora, io sono una ex archeologa, non mi è mai capitato di trovare un olisboy, però ho visto tantissimi olisboy. È vero? No, però, tra parentesi, da ex archeologa, oltretutto avendo fatto anche scavi romani, mi sono capitati tantissimi priapi. Ho visto statuette di priapi. Quindi, in realtà, la sessualità era una sessualità estremamente vissuta, era estremamente naturale, sia da parte maschile che da parte femminile. Io lascerei ancora la parola alla nostra attrice che ci recita. Allora, adesso vi dico. Scusate. Allora, con l'uso della pillola, a partire dagli anni 70 in avanti, la donna sembra essersi finalmente liberata. Scusate, però... un prosecco per la signora. No, ma non scherzo. No. Diglielo come la Marchesina. No. Ne è vero un po' così, un prosecchino. No, grazie. Allora, dicevo, la donna finalmente sembra essersi liberata dagli anni 70 in avanti con l'uso della pillola, cioè sembra aver preso coscienza della propria fisicità, della propria libertà sessuale.
Ma siamo veramente così convinti di questa cosa, visto che appunto facendo diverse ricerche per prepararmi alla serata sui quelli che sono i rotocalchi, i giornali femminili, si parla di una sessualità femminile che è estremamente variabile e molto così confusa, no? Dai 7 ai 4 ai 10 orgasmi. Allora, diciamo così, ufficialmente ci sono tre tipi di orgasmi: l'orgasmo clitorideo, l'orgasmo vaginale, l'orgasmo con tutti e due insieme, che poi sono sempre quelli. E cioè, in realtà sono due, quelli, sì, eh? Sì. Dopo non so cosa. Cioè, i 10 orgasmi, non so, magari. Comunque, diciamo così, ufficialmente esistono questi. Certo che l'uso della pillola ha sdoganato, cioè ha diviso la procreazione dal rapporto sessuale per solo piacere, ma come vi dicevo prima dipende dall'educazione che io ho avuto, dalle informazioni che ho, dalla mia storia, non è uguale per tutti, ogni donna è un pezzo unico, siamo veramente unici, quindi non... Sicuramente è diverso da prima, eh? Sicuramente come l'avvento di Google, no? Il dottor Google, ci sono informazioni di ogni, c'è l'aspetto positivo ma anche l'aspetto negativo, perché i ragazzi giovani hanno molta confusione in testa, magari le generazioni degli ANTA non sapevano le cose, oggi ne sanno troppa e non sanno come destreggiarsi, per cui ci vuole l'equilibrio. Allora io vi vorrei spiegare molto tranquillamente, vi ricordate chi c'era martedì scorso? Questa qui è la clitoride, che è la, non il, l'articolo femminile. Allora, no, sembrano quelle cose della palestra, no? Sembrano, ma non sono. Allora, il pezzettino in avanti, il pezzettino in alto, che è quello esterno, si chiama glande come il pene maschile. Stimolando il pezzettino esterno, la stimolazione prosegue, vedete ci sono due alette laterali, prosegue l'eccitazione nelle due alette laterali e nei due bulbi cavernosi che sono al centro. Quindi stimolando il pezzettino fuori, la punta dell'iceberg, l'eccitazione avviene in... un centimetro circa è esterno e 7-8 centimetri sono interni al canale vaginale. La vagina è solo il canale interno, l'esterno, quello che è visibile, viene chiamato perineo o vulva. Il perineo va dal monte di Venere fino all'ano. Tutta la zona sotto la pelle, alla... un attimo, oh, grazie, se no sto facendo le contorsioni. Allora, alzo un attimo. Allora, qui ci sono le grandi labbra, sotto le grandi labbra ci sono le due alette laterali della clitoride. Attorno al canale vaginale ci sono i due bulbi cavernosi che vi dicevo, hanno lo stesso tessuto del pene, cioè un tessuto spugnoso, con l'eccitazione si riempie di sangue, è un tessuto con spugnoso, e si riempie di sangue, per cui stimola l'eccitazione. Se viene stimolato sia manualmente oppure con la bocca tutta la zona, allora la donna arriva all'orgasmo. Se l'uomo penetra direttamente, la donna è lì che dice: dunque, domani cosa faccio? Le spezzatino, queste piselli, oppure, ecco, perché? Perché non riesce a... i tessuti non hanno il tempo di irrorarsi di sangue, per cui la donna... Poi c'è questa errata. Tieni in alto la passa. Tieni in alto la passa.
c'è questa errata convinzione che l'uomo usi la lingua come il pene, quindi sì. L'uomo irrigidisce la lingua, la usa a punta. Mi sono girato, scusa. Ok, quindi fammi ridere anche a me. È vero, ah ok, è vero. No, no, ma lo so che è vero, sono vero, sto mica per dire. Cioè, non è, ma il problema è proprio che questa non è una barzelletta, il casino è questo. Allora, se fosse una barzelletta staremmo meglio tutte, perfetto. Allora, vi dicevo che l'uomo usa la... Please, a me gli occhi. Allora, l'uomo usa la lingua a punta, la irrigidisce e entra direttamente qui. L'uomo fa una fatica pazzesca, ha proprio i muscoli che gli fanno male. Dopo un tot di tempo emerge, dice la fatidica frase, cara ti è piaciuto? E la donna dice, sì ok, domani faccio lo spezzatino. Il concetto è questo, no? Per cui l'uomo fa fatica per niente e la donna non raggiunge niente. Ci sono casi fortunati. Certo, difatti stavo arrivando anche... No, ma hai ragione. Ti ringrazio di questa domanda qui. E proprio dipende dall'educazione. Moltissime donne si vergognano e pensano di non essere, di non meritarsi, di non legittimarsi, di chiedere, non di chiedere, di indirizzare, cioè... Se non sai. Che brutta scena cosa? Che brutta scena. Cosa? No, l'idea di uno che. No, ma è l'imitazione. Cioè, io vi dico cose che. Allora, scusate. Tutto quello che dico è documentato, cioè non è che mi invento le cose, non mi permetterei mai. Le dico in modo leggero perché siamo in un bar e è una serata allegra, ma le cose che dico sono assolutamente scientifiche e documentate. Il dottor Roberto Bernorio, che è l'erede di Willy Pasini, si è preso la briga di fare questo libro qui, facendo delle interviste, sono più di 20 anni che intervista le donne, e ha fatto delle statistiche e tutto quello che vi dico insomma esce di qua. Poi è uscito per fortuna questo libro meraviglioso che ha risolto un sacco di problemi, non so se lo conoscete, tutto quello che gli uomini sanno sulle donne, è meraviglioso. No, lo passiamo un attimo perché chi non lo conosce, leggetelo veloce, sfogliatelo velocemente perché ha veramente risolto un sacco di problemi. No, il problema non è colpa degli uomini, assolutamente, non vogliamo far passare assolutamente questo messaggio. A volte il problema ci caleccio. Stanno guardando il libro. Sì. Allora, no, dicevo che a volte il problema è anche da parte delle donne, che molto dipende dall'educazione, molto dipende anche dalla propria emotività, no? Quindi il motivo per cui noi abbiamo anche insistito per fare questo tipo di incontri non è per dire agli uomini cosa devono o non devono fare, ma è soprattutto per sensibilizzare noi donne a prendere coscienza del nostro corpo e a non avere paura, cioè a non avere paura del partner e dell'uomo, che molto spesso basta semplicemente parlare e basta semplicemente trovare una modalità per, anche nel momento del rapporto sessuale, per indirizzarsi a vicenda, perché poi parleremo anche dell'orgasmo maschile, ecco. Quindi molto spesso anche noi donne possiamo imparare molto di più e a dare un contributo nel rapporto e magari evitarci dopo l'avvocato
e cercare insomma di venirci incontro entrambi. Ecco, questo è il messaggio che noi vogliamo dare. Assolutamente non vogliamo colpevolizzare gli uomini, non vogliamo assolutamente ridicolizzare il rapporto sessuale, anzi per noi è molto importante, perché da una parte la donna deve emergere il più possibile nella sua autoconsapevolezza, e dall'altra parte vogliamo che tra uomo e donna ci sia sempre di più dialogo e sempre di più uno scambio di emozioni, complicità. Ecco, e di complicità, proprio per evitare tanti rapporti che a volte purtroppo vedono una parte dominante rispetto all'altra. Una cosa che ti volevo chiedere, è vero che noi possiamo provare orgasmo, noi donne, anche stimolando altre parti del corpo? Perché sulla vagina c'è molta attenzione, no? Sia da parte nostra, che da parte del ginecologo, che da parte dei nostri partner. Però noi siamo un corpo e abbiamo tante parti che possono comunque dialogare e intervenire in quel momento ed entrare in contatto con tante altre parti del corpo del nostro partner. Continuando il discorso di prima, è proprio la donna che deve cominciare a dire al proprio uomo come prova piacere, quali sono i punti, perché è la donna che conosce il proprio corpo. Cioè, ci sono degli uomini che è normale, no? Cioè, l'uomo è più normale che dica mi piace così, fai così. Deve cominciare anche la donna. Ad esempio, tra la bocca, no? In genere il rapporto sessuale inizia col bacio, tra la bocca e la vagina c'è un sacco di corpo, no? Molto spesso si passa dalla bocca alla vagina, per cui il seno viene bypassato, il seno, i capezzoli, proprio la mammella, hanno dei centri che se stimolati portano all'orgasmo come la vagina. Ci sono delle donne che raggiungono l'orgasmo solo con la stimolazione del seno. Ad esempio, la pelle è un organo, è il nostro organo più esteso. Se voi fate così con la mano, così, sfiorate leggermente, sentite, avete delle sensazioni molto forti. Per cui se comincio ad accarezzarmi tutto il corpo, pian piano comincia l'eccitazione. Quando arrivo alla vagina sono già eccitata e l'orgasmo è molto più fluido, molto più morbido, molto più forte. Quindi io faccio l'amore con tutto il mio corpo, con tutta la mia persona, e c'è il 42% delle donne che, ad esempio, sempre da questo libro, cercano un rapporto sessuale per avere delle coccole, per avere una delle coccole. Quindi c'è anche molta confusione. Un conto è la coccola che mi posso fare sul divano e mi posso fare con mio marito, col mio partner, in un momento particolare. Un conto quando voglio fare l'amore, quando voglio raggiungere l'orgasmo, voglio stare bene. Usate questa benedetta parola che si chiama godere, che è una parola bella. Viene associata a una parola sporca il godere, non è possibile. Cioè il mio corpo gode della bellezza di un tramonto, gode del mio corpo, cioè sono fatta così. La clitoride è nata solo ed esclusivamente per provare piacere, non ha nessun'altra funzione. Il glande dell'uomo è alto più o meno 3-4 cm, dipende, ha 4.000 terminazioni nervose. La clitoride, che è neanche un centimetro, ne ha 8.000, ne ha il doppio. Cioè è fatto solo per quello, c'è veramente un peccato non usarlo, cioè non so come dire, cioè è lì, voglio dire, è lì, cioè ce l'ha andata. Lo sperma ha una funzione antidepressiva, perché andate in farmacia a prendere i psicofarmaci? Ce l'avete gratis, cioè usate quello, no? Cioè è in natura, non so, a volte secondo me ci facciamo un sacco di problemi proprio per una mancanza di informazioni. Yes, brava. Allora, ci sono anche però persone che hanno delle difficoltà a livello fisico, per cui possono avere un'alterazione dell'orgasmo. Ad esempio, una parola che mi ha abbastanza lasciato perplessa è la parola anorgasmia. Che cosa significa e qual è il contrario? Perché ad esempio si parla di frigidità, ma si parla anche di ninfomania, no?
da cui è poi stato anche tirato fuori un film negli ultimi 2 o 3 anni. Allora, la prima cosa da fare è sapere, verificare se ci sono dei difetti fisici, dei problemi fisici. E quindi la visita da un ginecologo, da un sessuologo, è la prima cosa da fare, perché se ho una anomalia fisica mi porta a non avere l'orgasmo. Molto spesso l'anorgasmia è di testa, perché non me lo permetto, perché sono convinta che sia una cosa sporca, perché non si fa, per tutta una serie di informazioni. Torniamo sempre lì, l'essere umano è un sistema, le informazioni che mi arrivano io poi le uso nella mia vita, le uso sul lavoro, le uso sul sesso, le uso sul cibo, quante abitudini abbiamo, no? Facciamo, non so, i cappelletti la domenica perché è una vita che facciamo i cappelletti, facciamo il letto in quella maniera lì, ci vestiamo, cioè, siamo pieni di abitudini. Per cui dipende le informazioni che abbiamo ricevuto. È per quello che io cerco di portare informazioni, perché un'informazione errata a volte fa tanto dolore dentro. Cioè, arrivano in studio da me delle persone che stanno veramente male, soffrono per delle informazioni sbagliate. E quindi quando hanno l'informazione giusta gli cambia proprio la vita. Ed è importante quello. Fermo restando che possono essere alterazioni dell'orgasmo, l'uso di farmaci, interventi chirurgici, parti, ci sono tante cose. Può essere alterazione dell'orgasmo anche, ritorno a prima, la clitoride ha sopra un cappuccio di carne che è talmente sensibile che se non avesse questo cappuccio di carne la donna avrebbe orgasmi continui durante tutta la giornata, solo con lo sfregamento dei vestiti, solo con la sella della bicicletta o solo entrando in macchina, no? Per dirvi quanto è quant'è non credevate? Per dirvi quanto è sensibile. Per cui un approccio troppo forte da parte dell'uomo, troppo violento, anziché portare all'orgasmo, porta al fastidio, porta all'alterazione dell'orgasmo, cioè la donna comincia a sentire fastidio, si irrigidisce e l'irrigidimento della vagina, della vulva è esattamente il contrario dell'orgasmo, perché la donna per avere l'orgasmo deve essere morbida. Cioè la donna ha un'energia ying che è un'energia ricevente, cioè io apro le gambe e devo ricevere l'uomo, per cui se mi irrigidisco non ricevo niente, cioè è proprio la conformazione femminile che è fatta così, mentre l'uomo ha un'energia yang che è propositiva, è penetrante, è attiva, cioè l'uomo e la donna sono complementari. Una cosa che ti posso chiedere, che magari molte di noi hanno dovuto affrontare con la maternità. Dopo la maternità molte donne rifiutano l'uomo, rifiutano di avere rapporti col proprio partner, col proprio marito, perché lo vedono magari solo in veste di padre. Ecco, perché cambia così tanto la sessualità femminile dopo il primo figlio? Che cosa succede nel corpo della donna? Allora, la donna è strutturata per avere dei picchi di femminilità e dei picchi più bassi, perché la donna, cioè proprio la specie umana, dice che la donna non può avere un figlio, un figlio, un figlio, un figlio, un figlio, deve avere un tempo di accudimento del cucciolo. Quindi nel tempo di accudimento del cucciolo cala la parte femminile, la parte del desiderio. Però, come vi dico, vi dirò sempre, da donna a donna dipende, cioè i famosi 40 giorni che si usavano una volta, non è detto, ci sono delle donne che dopo una settimana fanno l'amore, delle donne dopo 2 mesi, dipende. Quello che molto spesso succede è che l'uomo si ingelosisce della diade, della coppia madre-figlio, madre-bambino, si ingelosisce perché anche lì c'è una mancanza di informazioni, l'uomo non sa che in quel momento lì ha una funzione importantissima di protezione della mamma e bambino, per cui l'uomo dovrebbe, che ne so, fare la spesa, pagare le bollette, aiutare in casa, e in modo che la mamma stia solo col bambino, abbia i ritmi del bambino per qualche mese.
questo l'uomo non lo sa e si ingelosisce perché la donna guarda il bambino e non guarda il marito. Quindi torniamo sempre lì all'informazione. Una cosa bellissima ve la voglio dire, hanno fatto un'ecografia, un feto di 32 settimane, quindi 4 per 8, più o meno 8 mesi, una bambina. La bambina si toccava la vulva con le dita della mano destra, concentrando il movimento soprattutto sulla clitoride, e sono stati proprio riscontrati le contrazioni della vagina, la contrazione delle gambe e il rilassamento alla fine. Per cui, cioè, ve lo dico perché voglio dire, più naturale di questo, cioè una bambina di dentro la pancia già all'orgasmo, mi sembra proprio una cosa bellissima. Sì, molto bello. Allora, io lascerei la parola a Francesca che ci presenta un grande brano della letteratura. Non voglio assolutamente anticipare la trama di questo libro, che è un libro, vi prego, leggetelo perché è bellissimo, è bellissimo, a me ha cambiato la vita, devo dire la verità. Lei è una giornalista, una persona molto in gamba, è sposata, ha avuto diverse esperienze e racconta attraverso tutte queste esperienze poi la sua personalità e la sua trasformazione di donna, finché non incontra appunto quest'uomo, Adrian, che è uno psicanalista e di cui lei si innamora follemente e poi insomma si rivelerà essere un po' un coglione, ecco, detto tra di noi, nonostante all'inizio anch'io fossi molto colpita. Allora, io una cosa che voglio chiederti, tra parentesi, questa lettura è una lettura che anticipa già un po' il tema della prossima volta, del prossimo incontro, che è la figura che va tanto di moda oggi, che è quella del tromba amico, insomma, questa figura ormai leggendaria, no, che interviene e aiuta noi donne nei momenti di defaillance o comunque di maggiore solitudine, ecco. Oppure tra i trombamici ci sono persone che si propongono come futuri fidanzati ma che poi si svelano appunto persone assolutamente incoerenti e magari un po' incostanti, senza nulla togliere, perché poi ognuno è libero di fare quello che vuole, di prendere le sue decisioni. Allora, parliamo di desiderio. Il desiderio, allora, esistono diversi tipi di desiderio che a volte portano noi donne, insomma, a seguire magari una tipologia che è più legata all'emotività piuttosto che alla razionalità. E per quanto riguarda il desiderio femminile, è diverso o è uguale al desiderio maschile? Allora, ci sono due tipi di desiderio che secondo me è fondamentale sapere. C'è il desiderio spontaneo, che è quello che mi parte dal cervello, no? Vedo qualcosa, penso qualcosa, mi parte il desiderio. E adesso vi dirò un attimo anche dell'immaginario sessuale, che è fondamentale nella persona. E poi c'è il desiderio responsivo, cioè io non ho voglia, comincio a stimolarmi o a essere stimolata senza voglia, senza proprio, non ci penso neanche, e proprio dal contatto del corpo, della pelle, dell'altro, del partner, mi parte il desiderio. Questo è fondamentale saperlo, perché sento dire molto non ne ho voglia e finisce lì. Invece la voglia può venire anche proprio con il contatto. L'immaginario sessuale è una cosa fondamentale. Ci sono sia uomini che donne che si arrabbiano se la propria compagna sogna di fare l'amore con un attore, con un'attrice o sogna cose particolari. Questo è l'immaginario sessuale, è fondamentale per l'equilibrio della coppia. Cioè, l'immaginario sessuale è una cosa che io immagino ma che non succederà mai, perché se io immagino di fare l'amore con Johnny Depp, cioè quando mai? È molto molto, però in quel momento lì mi si attiva il desiderio, mi si attiva la lubrificazione, mi si attiva un sacco di roba che va ad aiutare il mio rapporto di coppia in quel momento lì. Per cui il mio partner non deve assolutamente essere geloso di questo, perché siamo proprio predisposti così, è una cosa naturale e serve moltissimo
al rapporto di coppia. Diverso è se penso di fare l'amore col mio vicino e forse c'è più probabilità che succeda. Questo non è immaginario sessuale, questa è un'altra roba che diremo martedì prossimo. Okay. E io qui ho un foglio dove chi vuole, se io per il laboratorio dei dialoghi della vagina, se qualcuno vuole lasciarmi il cellulare e sapere qualche informazione in più, poi dopo ci sono, perché il martedì scorso ce l'avevamo dimenticato. Allora, chiaramente noi abbiamo raccolto la volta scorsa delle domande da parte del pubblico. Adesso facciamo di nuovo un giro con penne e con foglietti, seguiamo lo stesso iter, per cui chi vuole lasciare delle domande anche sul prossimo argomento, che è la figura del trombamico, e sui rapporti di coppia, che magari sono rapporti appunto instabili o comunque rapporti gioiosi, non diamo sempre delle informazioni insomma sul negativo nei confronti degli uomini. Anche perché anche noi donne possiamo benissimo essere delle trombamiche nei confronti degli uomini, perché no? Non dobbiamo assolutamente avere dei sensi di colpa. Ecco, l'altra cosa è l'ultimo incontro, che invece sarà un incontro un po' più particolare, perché sarà legato ai sex toys. I sex toys, l'utilizzo, che cosa fa piacere a noi, che cosa fa piacere all'uomo, e quello che è l'immaginario erotico all'interno della coppia. Quindi io vi invito a lasciare delle domande se avete delle curiosità. Noi nel frattempo iniziamo a rispondere alle domande della volta precedente. Quindi la prima domanda era su... Con lo squirting dopo sono stanca come un uomo. Questa era la domanda. Lo squirting è una fuoriuscita di urina mista a sperma, anche la donna ha lo sperma, anche la donna ha l'eiaculazione, parte dello sperma rientra nella vescica, la vescica durante il rapporto sessuale si riempie e dopo finito il rapporto sessuale la donna di solito ha bisogno di andare in bagno, vuota la vescica e c'è anche del liquido spermatico. Se non riesce ad arrivare dopo il rapporto, può avere lo squirting durante il rapporto sessuale. Allora, la domanda è, dopo sono stanca come un uomo, è una risposta molto difficile, perché la donna non è un uomo, quindi ci sono delle diversità. Io non so come è stanco un uomo, cioè non riesco a dire. Dal punto di vista femminile non è riscontrato, io ho chiesto anche ai miei docenti, non è riscontrata una stanchezza in più, è come un orgasmo normale, insomma. Questo. L'altra domanda è: un uomo che non pratica sesso orale e non dedica tempo se non minimo ai preliminari, come porsi? Non si può, no? No, beh, dipende, c'è sempre o lo lascio o gli spiego come o gli do un premio o gli il crocantino. Ragazzi, è duro con i crocantini, allora, dipende perché l'uomo non vuole praticare sesso orale. Anche qui le informazioni, tanti anni fa, tornando agli antichi romani, la fellazio era normalissima tra uomo e uomo. Però l'uomo che faceva la fellazio all'altro era di una categoria inferiore, per cui veniva riconosciuto come una sottomissione. È rimasto un retaggio di questo genere qui. Questa è una cosa psicologica. Può succedere che la donna abbia un odore sgradevole, può succedere che non sappia dove mettere le mani o la bocca, cioè possono succedere tante cose, per cui è importante parlarne. Se non ve la sentite, potete andare anche da una persona che fa il mio lavoro, cioè farvi aiutare, perché deve essere una cosa normale.
Però dipende, cioè, da uomo a uomo, bisogna capire prima di tutto perché non vuole fare sesso orale, perché i motivi sono molto diversi da una persona all'altra. L'altra domanda era: qual è la funzione dell'imene? Vi ricordate l'imene, bellina? Questa. Siete a posto voi? Comunque lasciamo qua dopo qualcuno se vuole. Certo. Allora, questa è l'imene. Ha rovinato un sacco di donne perché la famosa deflorazione, il primo rapporto con dolore e perdita ematica, era una balla, perché ci sono 8 tipi di imene. C'è un tipo di imene, questo qui, l'ultimo a destra, che praticamente è un anello. Per cui nel primo rapporto sessuale il pene entra tranquillamente, non c'è perdita ematica, non c'è dolore, e la donna, cioè, non era vergine prima, non è vergine dopo, non c'entra niente, insomma, dipende dal tipo di imene che abbiamo. Questo con uno specchietto si vede tranquillamente perché è proprio all'inizio del canale vaginale, quindi lo vedete, lo potete toccare tranquillamente, si vede a occhio nudo, non è interno, è esterno, infatti fa parte degli organi genitali esterni. Allora, la funzione dell'imene si pensa che sia una, anticamente, quando si viveva nelle foreste e c'era tutto un altro tipo di vita, si pensa che fosse una protezione del canale vaginale. Adesso non ha più un senso, cioè non c'è un motivo, è come se fosse un retaggio, rimane lì come un appendice, ecco, non ha... Una protezione però solo fino all'età di, certo, riposo, sì. Perché dopo... Sì, ma però alcune donne nascono, ti dico, con questo tipo di mele qui non c'è, oppure alcune membrane, l'imene è una membrana, alcune sono molto rigide per cui con la penetrazione fa male e c'è la perdita ematica. Se l'imene è molto elastico, quando il pene entra, cioè, gli va dietro l'imene, non si rompe, non succede niente, capisci? Per quello che pensano adesso che non serva più a niente. Scusa, mi sono girate tutte. Perché? Per il tuo imene? Non so. L'ultima domanda era se l'orgasmo cambia dopo una isterectomia o con le ghiandole del Bartolini tagliate dalla episiotomia. L'episiotomia è quel taglietto che viene fatto durante il parto, quando il bambino non esce e viene agevolato. Non si tagliano le ghiandole di Bartolini, cioè le ghiandole di Bartolini sono due puntini dai quali fuoriesce il liquido che serve a lubrificare la vagina, quindi se vengono tagliate queste ghiandole, è proprio una sfiga, cioè, non lo so, non è mai capitato, ho chiesto anche ai miei docenti, non è mai capitato una cosa del genere. L'orgasmo cambia in base alla donna. Se la donna ha un orgasmo uterino, cioè nel momento delle contrazioni si sente l'orgasmo nell'utero, certo che con l'isterectomia, che è l'asportazione dell'utero, è ovvio che la donna sente di meno. Ci sono tanti tipi di orgasmo, c'è l'orgasmo solo nel canale vaginale e c'è l'orgasmo che sale più in alto, per cui dipende dalla donna. E se vengono tolte, asportate anche le ovaie, allora la situazione è ancora peggiore, perché con l'asportazione delle ovaie non c'è più il 100% dell'estradiolo e il 70% del testosterone, che sono ormoni che contribuiscono all'orgasmo, esatto. Per cui la mancanza di questi ormoni porta ai sintomi della menopausa, che è un'altra alterazione dell'orgasmo. Però voglio io parlare un attimo della menopausa, perché sta veramente diventando un fantasma pazzesco, pazzesco. Allora, se in menopausa è vero che ci sono delle alterazioni, le piccole labbra diventano più sottili e cambiano colore, diventano un po' più scure, ma
questo è quanto. E poi c'è secchezza vaginale, ma in commercio ci sono 100 milioni di lubrificanti che si possono comprare anche alla Coop, cioè dappertutto, per cui è vero che ci sono delle alterazioni, ma se io con l'età divento presbite, porca miseria, ci vado subito dall'oculista, dall'ottico, no? Per cui se con la menopausa o secchezza vaginale vado a prendere un lubrificante, non è che questo mi impedisca di avere rapporti, cioè come se sono presbite nessuno mi impedisce di vedere, cioè corre ai ripari, no? Per cui non, c'è proprio questo detto, ah ma tanto in menopausa non sento più niente, non è vero, ci sono alcune donne che non vedono l'ora di arrivare alla menopausa, cioè non vedono l'ora, un po' esagerato, però voglio dire, visto che sono in menopausa ne approfitto perché non prendo più anticoncezionali e posso avere rapporti non protetti, tranquilli e mi posso anche divertire un attimo di più. Ma scusi, una festa in fase può cambiare invece il desiderio? Ni. Cioè se io faccio l'amore a secchezza vaginale, anziché provare piacere, comincio a provare dolore o fastidio, certo che la volta dopo il desiderio mi vado a fare un giro in diga, cioè capisci? Perché, ma no, ma è vero, perché... lì c'è dell'acqua. Lì c'è dell'acqua. Semplicemente perché il corpo è un grandissimo registratore, il corpo vuole stare nel benessere. Se io ho un rapporto sessuale bello, soddisfacente, raggiungo l'orgasmo, il mio cervello registra una cosa bella e dopo poco tempo mi fa scattare il desiderio. Se ho dolore, col piffero che non mi scatta, capisci? Per cui è tutto collegato. Però quello che è importante, che io voglio portare, è che ci sono gli strumenti per fare in modo che anche in menopausa si possano avere dei rapporti molto molto belli, assolutamente molto belli. Un'altra cosa che io voglio aggiungere è che con il passare dell'età noi non è che siamo meno donne, siamo sempre donne, quindi vi prego, non trascuratevi, amatevi, basta veramente pochissimo, basta poter scegliere anziché la mutanda cop una mutanda decente, uno slip carino, sentitevi bene con voi stesse, questo è veramente secondo me fondamentale. Io ho tantissime amiche che non amano il loro corpo, che hanno fatto donne meravigliose, donne bellissime, di grandissima intelligenza, di grandissima sensibilità, donne anche straordinariamente belle che le ho viste soffrire la fame, buttarsi con la testa dentro un water per vomitare. Ho visto donne che hanno sofferto le pene dell'inferno perché non accettavano il loro corpo. Accettiamoci assolutamente per quello che siamo, con la nostra magrezza, con i nostri chili di troppo o per quanto siamo assolutamente normo peso. Cerchiamo di essere noi stesse, perché nel momento in cui noi accettiamo noi stesse ci accettano anche gli altri, e questo è assolutamente una cosa che io ho imparato nel tempo e che trasmetterò finché campo alle mie figlie, perché è assolutamente, io adesso mi commuovo perché ho lavorato tanto su queste tematiche, ci lavoro tanto nella scuola, quindi io è un messaggio che voglio trasmettere alle donne di qualsiasi età. Finché noi ci amiamo e finché noi abbiamo delle nonne che a 90 anni andavano ancora dalla parrucchiera e si sono truccate fino all'ultimo momento, perché non possiamo farlo noi? Siamo donne, per favore, e la nostra femminilità deve essere assolutamente conservata e considerata sacra. Grazie. Di lasciare l'ultima lettura a Francesca, se ne voglia chiaramente, sì, se riesce. Mi piaceva concludere con questo tuo messaggio. Con questo mio messaggio. Ma io volevo fare invece una domanda, visto che ormai abbiamo raggiunto anche una certa ora e i minori sono a letto, una domanda un po' piccante. Ecco, le donne temono tanto il loro desiderio, abbiamo detto, no? Non tutte, comunque, insomma, dobbiamo fare i conti con la nostra sessualità, comunque. Ecco, la domanda è, ma le donne, questo rapporto anale, piace poi così tanto?
ricerca. Allora. Non va bene. Mi è venuto caldo. Sanzio, spalanca. No, allora, anche qui c'è molta confusione. Io ti posso noleggiare un po', mi fa troppo ridere. Quando vuoi. Grazie. C'è molta confusione anche qui. Allora, alcune donne. Ad alcune donne piace il rapporto anale e hanno l'orgasmo con il rapporto anale, alcune donne hanno l'orgasmo solo con il rapporto anale. Sì, perché c'è il 40% delle donne che non hanno orgasmo vaginale. Il 40% non è poco. Sì, non è poco, ma Master e Johnson dicevano, sostenevano che l'orgasmo, come vi dicevo prima, anche vaginale, parte dalla clitoride, cioè è tutto collegato. E per cui queste donne, questa tipologia di donne, alcune hanno l'orgasmo anale, altre non hanno l'orgasmo per niente, insomma, oppure solo clitorideo. Molte persone provano dolore col rapporto anale, perché? Perché non viene eseguito, cioè, eseguito bene. Per cui assolutamente deve essere usato un lubrificante, perché il canale anale è fatto per fare uscire del materiale, non per farlo entrare, per cui i muscoli, quando il pene entra nell'ano, va controcorrente, per cui se non è stimolato, prima stimolato a livello esterno e poi usato un lubrificante, la donna prova di solito, molto spesso, non sempre, prova dolore. Una cosa importante che vi voglio dire assolutamente: non si deve passare dal rapporto vaginale al rapporto anale e viceversa. Molte persone non lo sanno e fanno questo scambio, per cui i batteri dell'anno vengono portati in vagina ed entrano anche in vescica, per cui le cistiti, la candida e chi più ne ha più ne metta, è proprio... Sì, e anche quando ci si lava la vagina si va dalla parte avanti verso l'ano e non viceversa, perché altrimenti c'è questa trasmissione di batteri, quindi è importante. Una cosa che mi ha un po' lasciato così: ragazzine delle superiori hanno rapporti anali per non rimanere incinta, e anche questa dipende. Esatto, dipende dalla cattiva informazione, insomma, perché non va bene. Poi c'è la categoria delle donne che hanno rapporto anale solo per fare piacere al proprio uomo, perché c'è questo mito del rapporto anale che è molto... Sì, anche la famosa posizione alla pecorina è considerata dall'uomo una delle posizioni predilette, perché è proprio, rappresenta la sottomissione della donna rispetto all'uomo, e il rapporto anale è la stessa posizione, per cui c'è proprio questo mito del rapporto anale. Bene, io lascerei la parola a Francesca per l'ultima, per concludere questa serata. Mi raccomando, se avete delle domande più specifiche, abbiamo sempre la nostra scatolina, sono assolutamente anonime, quindi non preoccupatevi. La prossima volta ci vediamo il 27, ci vediamo con il tondo amico, questa nuova figura che passa anche da internet, a dire il vero, su Messenger va fortissimo. E grazie per la bellissima serata. Se avete delle domande, ben volentieri, dopo che chiaramente Francesca ha chiuso il suo intervento.